Hey everybody, Stinger here with a special message, message a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right, the best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni, all right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019 and there were some tears shed there <laughs> man i love that i love that you know what real men can cry bro let me tell you something man means a lot that you watch means a lot that uh, this podcast is happening and the, the pro wrestling culture appreciates aldo Fiodoni. so be watching there it's going to be showtime and tune in to the podcast pro wrestling culture because it's always showtime there from the stinger Questo programma non è soggetto a infezioni. Eccoci, eccoci, cari amici di Open Wrestling TV, di Radio Libera, tutti di worldwrestling.it, di Spotify e di tutte le piattaforme podcast e radiofoniche per darvi il benvenuto in un nuovo episodio del Pro Wrestling Culture, per darvi soprattutto 90.000 buoni motivi per. Seguire il first ever King of Culture Champion, the real messiah Aldofiadone è qui con voi, ma non sono solo, perché qui con me c'è anche il resto dello staff, il resto della BWC Family. Signore e signori, il professore Matteo Pagliarella, ciao, prof. Ciao messiah Di nuovo a casa e di nuovo collegati per il Progress in Culture. Stavolta nessun aeroporto ad intralciare il nostro no, percorso. Al momento, sì, no, al momento no. Anche se adesso già sto cercando già di vedere qualcosina per l'anno 21. Quindi molto bene, vediamo. Molto, molto bene, molto bene. Ma, Prof, come ben sai, non siamo solo io e te. Ah, no. C'è anche il buon Vale Freak, direttamente dalla Spagna. Valentino Spataro. Ciao, Vale. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon soleggiato pomeriggio a te, nonostante faccia comunque ancora un po' di freschetto, motivo per il quale ho acceso il fuoco. Ma comunque, 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 sì sì, la vecchiaia si fa sentire, la vecchiaia si fa sentire. Allora, ragazzi, sono il Real Messiah, sono il first ever King of Culture Champion, ho una certa età perché comunque la sapienza va pagata in un certo qual modo, ecco. Eh. Allora ragazzi, allora, la scorsa settimana siamo venuti a conoscenza dell'annuncio di Tony Khan e della sua All Elite Wrestling pronta a debuttare sul territorio europeo con lo show All In in quel di Londra, quindi tornerà All In che per la prima volta sarà sotto le vesti della All Elite e non come uno show singolo uh, per i fatti propri, insomma. Quindi tornerà cioè debutterà la All Wrestling in Europa all'interno dello stadio di Wembley con 90.000 posti tra virgolette da occupare e con vendite che inizieranno a partire dal prossimo 5 maggio. Quindi la prima news bomba diciamo, è questa, dovevamo parlarne anche noi nonostante sia passata quasi una settimana ormai dall'annuncio però è giusto parlarne perché è un qualcosa di importante, quindi prof la tua idea in merito messaglia io ho tanti tanti dubbi su questa su questa cosa. Tu conta che stavo anche cercando adesso così da dirvi in diretta vari ed eventuali uh, almeno per quanto riguarda il raggiungimento di noi italici verso ter verso ah, terra lungo No, sono, cioè, per, sono personalmente primi, io, so. io ho controllato da Roma perché cioè, da Pescara era un suicidio anticipato ovviamente ci sì, messo, sì. Diciamo, da Roma altrettanto, cioè sotto a 260, 240. Se non ricordo, no, no adesso nemmeno. sono alzati. Ma eh? sono ah, alzati, quindi allora, allora Ciao. <ride> di, base, di base sul sito, costano 280 Eh, Allora si sì, sono alzati almeno di 30-40 euro. Di base, eh, di base sì. Costa molto di meno se si parte il giorno dopo cioè due giorni dopo, scusate si abbassa di 60-70 euro però quei 60-70 euro poi alla fine li vai a spendere di, di, di posto per di dormire più. quindi anche ci siamo. Uh, Messia, allora io non dico dubbi uh, ho ipotesi ho idee riguardanti questo show Wembley che eh, è bene far presente, va a sostituire Chicago, dopo due, dopo due edizioni, e questo secondo me fa ancora più capire il fatto che ci sia questa rottura tra Tony Khan e Punk. Perché, perché poteva Ma essere. Il momento... che, cioè, secondo te questa, questa scelta di andare in Europa adesso, con Olin a fine agosto, eh, sta ad indicare una rottura definitiva con Punk? Eh beh, eh, tu conta che mh, poteva essere il momento giusto per far tornare eh, Punk, dopo tutto quanto l'infortunio, essendo a Chicago, essendo Chicago ormai una sorta di porto sicuro per la Whole Elite, dato che la maggior parte degli show li fanno lì. E, è una scommessa, è una scommessa da parte di Tony Khan. Io in questi giorni ne ho lette veramente di tutti i colori, veramente di tutti i colori, però dico sempre anche io che queste situazioni eh, un po' tipo alla San Tommaso che se non vedo non credo e fino a quando non mettono in vendita i biglietti io ho dei dubbi sulla location perché uno possa non... cambiare... io, penso, io penso che possa cambiare mh, i biglietti alla fine sono, sono usciti parecchio tardi se ricordate quando annunciarono Money in the Bank passò relativamente poco dalla vendita dei biglietti. Io non vorrei che loro stessero un attimino tastando il terreno dicendo, ehi, vediamo un attimino se queste persone reagiscono bene oppure non reagiscono. Al momento dicono che abbiano fatto circa 20-25 mila, ma proprio tirati come iscritti per la uh, pre-release che sono ben lontani dai 90.000 posti, che poi, poi quei 90.000 magari non saranno mai, no. saranno sui 75.000, magari sui 70.000, no. perché una parte la useranno per lo stage, una parte la useranno per uh, tutta quanta la parte elettronica che mettono sempre, lo sappiamo benissimo. Uh, io ho visto gente fare, fare, fare paragoni tra uh, questo discorso di Wembley e... Il e la SummerSlam che hanno fatto quest'anno, dove in uno stadio di 70.000 posti ne hanno fatti 50 55000 e quindi hanno detto che questo, poteva, in base a, ai, ai nostri ragionamenti, era un flop, doveva essere un flop. SummerSlam non lo so, non lo so. Sinceramente, io lo dico almeno per quanto riguarda noi che siamo dalla parte bassa, sicuramente vale. I, i costi saranno molto più leggeri eh, per noi che siamo da vedendo proprio adesso da, visivamente da sotto Roma in giù è complicato è complicato andare a andare a, a Londra a vedere la Volelitte certo ci sono delle ipotesi ci sono delle ipotesi io ne sto vedendo alcune che non sono nemmeno malacce, però uno dovrebbe muoversi prima e poi andare direttamente a, a Londra. Eh, vediamo anche un attimino, io vi faccio un piccolo aggiornamento, anche perché Messaglia, dato che ne abbiamo parlato in collegamento, eh, lo faccio presente, eh, i biglietti su Permanente Bank si sono molto abbassati, sono tornati i prezzi standard che avevano, quindi il primo anello magari fila medio alta te lo trovi adesso al prezzo standard quindi intorno ai 600 700 euro uh, pound quando magari un mese fa stavano intorno ai 1000 quindi consiglio a chi vuole andare di cercare e vedere perché perché i posti buoni e decenti ci, ci sono ecco questo questo c'è e, e niente per me. Può essere una buona idea. Può essere una buona idea. Io non so. Dicono che leggevo che probabilmente la All Elite va meglio della WWE in, in Inghilterra. Però ho l'idea che questo show uh, o lo fai con altre persone oppure non lo fai. Vale era con me presente. C'era la New Japan. C'era. Comunque, qualcuno della All Elite c'era buona parte della Ref Pro. E non, non è che era tutto questo sold out il posto dove siamo stati. E quanto portava? 10.000 persone? Ma tirate forse pure? E non era sold out. Ora io non so quanto interesse potrebbe portare. Te la butto lì. Me ne vento un Omega contro Osprey. Non lo so quanto potrebbe tirare però non lo so uh, ecco potrebbe attirare gente come te, Messaia, che vuole vedersi l'ultima apparizione di Sting uh, in, ah, in un come ring, ben o... sai come ben sai, io andrei solo per quel motivo perché ah. credo sappiano tutti. Insomma, chi ci ascolta dalla nascita del PwC ad oggi che comunque non sono un fan del prodotto l'elite per quanto comunque certi discorsi vanno fatti e vanno intrapresi, perché parliamo di pro wrestling a 360 gradi, poi dove eh, io non arrivo taccio e conseguentemente faccio parlare gli altri in merito. Io personalmente andrei solo ed esclusivamente per godermi Sting dal vivo come fatto nel 2019 eh, per WrestleMania eh, durante gli access. Ecco, ehm, solo che eh, effettivamente cioè, i prezzi sono alti perché cioè, onestamente spendere circa 300 euro per un volo dove puoi portarti a malapena un bagaglio. Eh, cioè un bagaglio, a un malapena uno zainetto eh, stare lì, fare toccate e fuga perché sarebbe una toccata e fuga perché se aggiungi anche un pernottamento arrivi a dei costi esorbitanti per no, chiaro. no, più non più ce lo aggiungerai mai più aggiungerci i costi del biglietto stesso perché poi cercherai sempre di prendere un buon biglietto e comunque i prezzi saranno sicuramente medio-alti che avranno de delle cifre in cui rientrare perché comunque stai andando a Wembley Logicamente il prezzo non è che ti può costare 20 o 40 sterline, forse il biglietto più Streusel ti costerà tra i 100 e i 150, probabilmente. E questo significa che vai a spendere un pacchetto di soldi che, come ben sai, noi abbiamo tirato fuori per andare dall'altra parte del mondo. Poi sì, è vero, tu mi puoi dire, ok, era prima del Covid e quant'altro, ma se tu vai a fare un paragone di prezzi, cioè non è che discosta più di tanto. Un, uh, un viaggio dall'altra parte del mondo ad oggi. Sì, sì, sì. Guarda, Quindi... eh, saranno, sono, for, sono molto fortunati i, i nostri consanguinei milanesi che, per esempio, ti faccio vedere: eh, un, un biglietto andata e ritorno Londra, sta, Bergamo, Stansted e Stansted Milano. sta intorno ai 130 euro. Sì, la, la, la Converrebbe andare perché nel mio caso sarebbe poi da aggiungerci, cioè eh, non posso farlo perché non troverei la coincidenza per il ritorno certo. da Pescara. Certo. Quindi, mi, mi Converrebbe andare lì? Per questo. Sì. Ah. sì, sì, sì. sì, sì Puoi sì, fare sì. in un altro e, modo. È, è un po' questo il problema di fondo perché io stavo guardando così giusto per, per confrontare i prezzi semplicemente, non sì. per altro. il weekend di Bonford Glory a Chicago. E con un pacchetto di 600 euro fai volo show e lasci perdere il pernottamento perché teoricamente faresti anche lì toccata e fuga in questo caso per laurelita wembley spenderesti poco meno perché spenderesti poco meno e per fare la stessa cosa però sei a londra cioè. È, un, è tutta altra situazione. Poi, vabbè, ognuno la vede a modo suo, eh, personalmente. Cioè, io credo che quando si parla di cifre importanti dove si superano le 300 400, allora dal mio punto di vista è meglio andare a vedere eh, mete oltreoceaniche per quanto mi riguarda. Ah, sì. Poi, logicamente, ognuno ragiona a modo suo, quindi è lecito dire no, a me sti cazzi, io 400 euro per andarmi a vedere il primo show della It di sempre in Inghilterra, ce li spendo, ci vado, faccio i pacchetti, tutto quello che è. Ognuno ha i suoi gusti, assolutamente. Questo non piace a nessuno. Io per quello che ti dicevo, poi do assolutamente la parola a Vale, e io stavo vedendo già qualcosa per Filadelfia. Mm -hmm. mm -hmm. Parlando ovviamente di viaggi. certo. Cioè, eh, io lo dico, Vale lo sa, ne parliamo, ne abbiamo parlato anche in, in, nel gruppo, Money in the Bank è una spesa. Money in the Bank è una spesa. È una spesa perché? perché... Comporta stare lì e, e per Money in the Bank, ti parte il millino tra viaggio, tra biglietto, tra mangiare e spostare? Che, come ben sai, io non ho fatto proprio per questo motivo perché non ritenevo Money in the Bank a Londra con quel prezzo un, un evento adatto in cui andare proprio spendendoci quei soldi. Poi, se tu mi dicevi certo. OK, cioè, ci spendiamo un terzo, allora già. È più valida come, come circostanza, ma spendere quelle cifre per Money in the Bank quando sai bene che le abbiamo spese per WrestleMania. Allora, per il mio punto di vista, logicamente, poi ti parlo di un mio punto di, Era di un vista. Erano altri tempi, eh? Era un altro sì, esempio. però, però ad, oggi, ad oggi, circostanze similari, spenderesti poco più di quello che abbiamo speso noi. Uh, sì. ti io ti parlo, ti parlo di WrestleMania 38. Oh, okay. Comunque, se non fosse stato per la situazione Covid che si era generata nel mese di gennaio 2022, avevo tutto sotto mano, tutto prenotato. Facendo un calcolo generico, avrei speso una 300 euro in più rispetto alla nostra eh, tappa newyorchese, però stiamo parlando comunque di un'altra città, stiamo parlando di un viaggio verso Dallas. Sì, ed è, sì, è da solo il bimbo che costa di più. è da solo il Esattamente, esattamente. Intanto diamo la parola a Vale. Lato annuncio eh, mi ha sorpreso molto, però è stata una sorpresa positiva perché, comunque, avendo vagamente l'idea di mh, potermi um, unire a questo evento, il fatto che non sia un semplice show o, o che non sia un semplice show minore lo rende molto più appetibile. Quindi, il fatto che si svolga un evento così. Il Levante perché Olin è praticamente dove tutto è iniziato anche se ai tempi non è ancora marchio e i Per di più, non una come come Wembley, meglio, meglio ancora il resto, numeri e altre cose. oggi non, non possiamo commentare perché non è neanche in strada. Prevede, non sappiamo nei prezzi di nient'altro, non sappiamo neanche bene quali siano. Un po' gli obiettivi che ha la federazione per questo, per questo show da fan mh, e magari. Chissà da spettatore del, dello show, mi aspetto che almeno al, co, al colpo d'occhio non sia scadente. Quindi mi immagino che a prescindere di quanta parte di arena vadano a coprire, che venga fatto in modo che se ci siano se ci sono delle, delle, delle assenze dovute a priorità o meno, che non siano appunto impattanti negativamente, eh, appunto, quella qualità estetica dello, dello show. Io eh, prima di entrare in live pensavo ecco. Allo show, per esempio, a parte Ok Samsung, ma anche lo show da New Japan nel 2020, l'estate a uh, Summer Struggle, dove Nightro sono campione mm. contro i Vol. fece uno show in uno stadio di baseball a Tokyo. E lo, lo show era in un, in un terzo, in un angolino di quello stadio. Quindi anche lì, diciamo che l'aspettatore io là, appena entrato, faceva un po' strano perché è uno stadio intero, però solo in parte coperto. A livello poi, magari, televisivo. Costa tattica lo stesso che comunque sai poi se è l'aperto, fireworks e così via. Sì, te te televisivamente te lo aggiusti che poi se non eh. erro è una tattica che spesso hanno utilizzato in TN e nell'era Jarrett eh, che andavano proprio a fare i live show all'interno degli stadi di baseball e utilizzavano soltanto un angolo. L'era Jarrett poi per un periodo anche nell'era Hogan. E poi eh, Jarrett ricominciò con la GFW, con la, con la serie Amped, eh, che poi non è, non è mai nata. Sì, sì, sì. sì. sì che poi ecco, appunto c'è da capire l'altro spettatore live, l'altro televisore, però comunque sì, ecco, ricapitolando come annuncio, mh, mi trovo molto eh, sorpreso positivamente, spero che facciano insomma che siano giustificata come, come ambizione, spero appunto magari come dice Matteo che poi non cambino le carte in tavola perché un conto se cambiassero da Stato del Fulham a questo del Chelsea o del Tottenham quando cambi da Wembley cambi sempre poi ad abbassare e quindi diciamo che eh, prego. No, no finisci finisci vale. no, no, ti avevo alzata, quindi <ride> sì, 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 finisci poi parlo non ti preoccupare no appunto questo per quanto riguarda l'annuncio poi ecco dal punto di vista personale poi del viaggio è tutto Purtroppo, mai post-COVID, anche per la situazione un po' mondiale che stiamo vivendo, tutto costa di più. Quindi, se a Londra qualche anno fa ci arrivavi col volo massimo 100 euro, adesso non trovi niente uh, a quella cifra. Poi, Londra e Inghilterra è molto più dispendiosa come, come prenotamento, come cibo e come tutto il resto. Quindi, quello da, è da mettere in conto. E, Immagino che Laura Elite, avendo anche buoni agganci di contatti televisivi in Europa, si sia fatto anche due conti sotto questo punto di vista, perché so che cioè, credo che abbiano ancora l'accordo in UK, c'erano cioè in Italia, e poi l'Ecola Elite, e quella parte di prezzi che comunque in Europa tira sempre abbastanza. Io personalmente, ecco, sarei voluto andare anche a Money in the Bank, però, come ci fate voi, quando vedo che il prezzo dell'ultimo settore costa il doppio di quanto costerebbe per Stelmania, un po' ecco ci ho, ci ho rinunciato, poi ecco appena ho visto che si è dico appunto tutto solo Ole Elite e Oline, poi anche lì vediamo un po' il vieto quanto, quanto sarà, personalmente mi attira molto vedere atleti che non ho mai visto e appunto essere parte di un evento che si annuncia storico comunque. Quindi ecco, gli unbox Omega, Jericho che tornerà a, 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 a combattere in Europa, Brian, Brian Tyson E infatti Jay questo White. È, uno dei, è uno dei fattori che poi alla fine ti spinge. Cioè, per quanto mi riguarda, logicamente io personalmente aspetterò comunque più o meno a ridosso per capire anche il periodo ferie e quant'altro, in modo tale che se ipoteticamente... Sting come ci esatto. diciamo, Sting. ecco. Cioè io personalmente pensate di poter vedere personaggi del genere, magari non so, appunto, i Tenglit, mentre magari poi per la WWE forse hai già più chance, o comunque, appunto, siamo stati a Westernia quattro anni mm. fa, di Osho in Europa ne fanno abbastanza, è possibile rifare, appunto, come Matteo, magari vai a Filadelfia, Westernia l'anno prossimo, ecco, muoversi in America per la Lolite al momento secondo me... poi è un po' presto. Cioè, se vado negli Stati Uniti, io personalmente lo faccio per WrestleMania. Mm -hmm, Poi magari ci certo. posso cancellare altri eventi. Il fatto che la Lolit venga in Europa ecco, mi, mi, è un, personalmente un, un, un po' una motivazione per, per la prima volta lo show di, di questa federazione. Uh, sì, io sono pienamente d'accordo con, con Vale. Uh, secondo me le cose da vedere, da valutare sono, sono parecchie. Eh, come dicevate, ehm, andare a uno show, show d'esordio della Wool Elite in, in UK e magari saltare un meet and greet perché è nei giorni precedenti è un po' uno spreco. Sarebbe Guarda, un po' uno spreco. Posso, cioè... dirti, posso dirti una cosa, prof? A me sarebbe piaciuto molto. Eh, cioè, apprezzo comunque la scelta che hanno fatto eh, attenzione perché comunque è un annuncio importante e no, bello per quanto, per quanto rischioso eh, perché noi siamo realisti diciamo le cose come stanno e sappiamo che è un annuncio molto rischioso però un annuncio cioè. positivo è bello per, per la fanbase per far capire che anche l'Europa è viva e che quindi si può fare qualcosa di importante in Europa perché poi se loro avranno successo con questo tour non dobbiamo escludere l'eventualità di pay per view importanti anche da WWE in, in Inghilterra, probabilmente a Wembley. Quindi non dobbiamo escludere questa, questa possibilità. Io però, sai cosa avrei preferito? Che tipo, sì, fai all-in e poi magari ci alleghi nei giorni seguenti una serie di tapings, non lo so, per farti la Ring of Honor, per farti Dynamite, ah. cioè qualcos'altro in aggiunta, magari di secondario che avrebbe accontentato un po' tutti questo avrebbe significato però eh, fa non fare probabilmente lo show principale a Wembley ma farlo all'interno di un palazzetto più piccolo capace poi di portarti comunque quel quantitativo di persone dilazionato in più giorni allora Messaglia io uh, sono... sono della tua stessa idea secondo me è una cosa che fa benissimo il prodotto perché comunque loro hanno fatto il passo che la WWE probabilmente non voleva fare e non l'ha fatto per due anni di fila. Questo è l'anno scorso. L'anno scorso, quando se è andata, se n'è andata in Galles. Quest'anno uh, ha deciso di fare un evento all'interno di, di una, alla fine di un'arena in cui tu di solito ci fai le puntate di AccuDirò ecco, e di SmackDown. Eh. Quindi hai deciso di fare questa questa pazzia. Loro hanno puntato molto, molto in alto è da vedere quanto se faranno il volo di Icaro oppure se se andranno, andranno al massimo ma, ma la, certo, domanda cioè... è, la domanda che vi pongo che comunque è una domanda importante attenzione cioè la WWE quando è andata anche in scena con Clash of the Castle no mm -hmm. ok che è andata a Cardiff piuttosto che andare magari a Londra e fare il pay per view a Wembley che sarebbe stato anche più comodo e avrebbe avuto anche dei prezzi più ragionevoli probabilmente per viaggiare oddio sì probabilmente sì perché quando era fine settembre se non erro comunque tolto ciò ehm, tu come fai cioè perché tu da dove scegli un palazzetto di 20.000 persone scegli uno stadio di quanto 70.000 persone piuttosto che uno stadio di 90.000 a Londra cioè hai paura che la fan base europea non risponda? Cioè hai paura che c'è qualcosa che non quadri all'interno della fan base? Perché cioè, è evidente che il wrestling, per quanto riguarda la nostra zona, abbia subito un calo. In Italia soprattutto c'è un calo vistoso. Eh, il reparto indipendente europeo non è più quello florido di dieci anni fa, perlomeno sotto quel punto di vista di, eh, come dire, di impatto. Cioè tu eh, fino a 5-6 anni fa parlavi di Progress, parlavi di RevPro, eh, ti si arrizzavano i capelli, logicamente per quale motivo? Perché tu andavi lì e trovavi Tanashi, Okada e compagnia varia. Adesso questo succede più di rado, quindi ne risente logicamente il prodotto. Conseguentemente, dopo la razzia che fece la WWE per creare Next UK, cioè è probabile che la compagnia pensi che sarebbe un rischio troppo elevato perché il pubblico potrebbe non rispondere adeguatamente, ad un annuncio del genere quindi nel fare un pay-per view in un'arena come quella di Wembley, io credo che la WWE in questo momento non abbia più la pill uh, che aveva magari l'anno scorso, aveva due anni fa, questo si può anche un po' spiegare. Io non so, adesso la... sarebbe stato comodo avere Flavio dentro. Io non so vale la situazione in Spagna, come è, come viene trasmessa, uh, così però. Posso dire che uh, con il discorso dell'allontanamento da parte della Progress, da parte della WXW, da parte dei loro, uh, delle loro trasmissioni dal network, e questo è un po' potrebbe essere una sorta di specchio alla a situazione che c'è la BW adesso. Io ve la butto lì: io addirittura rischierei che eh, nell'evento Liam li Money in the Bank eh, facciano l'annuncio di NXT Europe o almeno di quando lo, partire, lo faranno partire. Rischiano di fare un qualcosa del genere, magari anche delle, con delle selezioni, con roba del genere, e vedere che cosa, che cosa possono fare. E secondo me loro non hanno voluto rischiare, perché era molto molto difficoltoso. Però, messaggia, siamo sempre sullo stesso discorso. Qua quelli che siamo poco collegati e poco interessati... Sempre un italiani perché noi siamo sempre quelli che abbiamo i problemi di spostamento e altro. Ti ricordi l'anno scorso quanto ci voleva per, per andare a, a in Galles a Cardiff? Da, allora, ci da, da, da noi da Roma, da Roma ci voleva un casino. Andate e ritorno: eh. tipo, 450 400 450. e basta, euro. Si, si, si. L'anno scorso unissimo, fuori, cioè, non carico. ci vado e potevo andarci perché avevo anche riposo in quei giorni quindi mi andava, mi cadeva proprio a fagiolo. Ma non potevo farlo perché i, post, cioè, i costi erano veramente eccessivi no, ma gli alloggi Vai. erano era stato pessimo perché gli alloggi erano tutti sold out nel momento in cui la mia ah, certo. annunciò lo show neanche i, i, i biglietti metà annunciassero lo show tutto esaurito quindi quello fu, 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 fu negativo per, per il fan per organizzare però ecco certo. quando appunto chiedete perché la adesso va alla O2 Arena. Cioè, sembra strano perché, comunque, l'anno scorso, pochi mesi fa, l'evento eh, di Cardiff è stato un successo. Comunque, di spettatori, introiti, merchandise, insomma, abbiamo visto che a quanto pare fu un successo. E io immagino che hai visto anche Moin the Bank, pronti via, boh, soldato quasi comunque. Mm o mi viene da pensare che o magari hanno avuto delle, mh, dei problemi logistici, magari forse che lo stadio di cali non è disponibile, non, non lo so in questo video perché poi adesso giocano campionati di calcio, quindi ecco mh, forse altri stati al non sono disponibili, oppure magari ne vogliono fare un altro esempio quest'anno, magari tornano nuovamente a settembre quanto è e faranno due show magari in Europa invece che, che nel basso quindi magari, magari cercano un po' di dividersi gli di introiti però ecco, sì, diciamo che andare verso il basso mi è sembrato un po', un po strano ecco. Anche perché per quello che intuisco comunque la WWE fa sempre abbastanza buoni numeri, ecco, magari non lo fa di nuovo in uno stadio, però in un'arena a maggior capienza della o due Arena No, quello, quello sì, l'unica cosa, cioè, ehm, ripeto, come dici tu, o ci sono stati dei problemi logistici, o comunque c'è un, un pensiero, un qualcosa che mh, non rientra negli schemi. Perché cioè, io credo che allora, post-COVID per il prodotto che è la WWE, che può piacere come non piacere, però alla fine, cioè, fa record su record nelle varie press del e quant'altro. Quindi. Cioè, no, non credo sia tanto un problema di ricezione di pubblico. Cioè, eh, credo che o c'è stata non timore, non paura, ma forse perplessità sulla risposta del pubblico stesso. O veramente non, non capirei co cos'altro, perché logicamente, eh, post-Covid, fai uno show, lo annunci in Europa, un pay per view. Cardiff, cioè ai Wembley, uscì Cardiff. però uscì mod, la, la motivazione perché Wembley pagava, pagava tanto. E Wembley, scusa, Cardiff però... pagava tanto quindi. Eh... Poi Wembley era all'aperto, anche... Wembley era all eh, Cardiff si poteva anche chiudere, mi sa, qualcosa sì. del genere. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. quindi la è chiuso, Quindi diciamo che si pone dei problemi, delle ipotesi. Che la Orelit in questo momento non ha. Tra l'altro, il discorso di prima che volevo. Vabbè, la Orelit, è... perdonami, prof. La Orelit, eh, cioè Tony Khan, ragiona parecchio di pancia. Eh? Cioè, solo di pancia, solo, pancia. solo ragiona, di pancia. Ragiona molto di pancia. Eh, cioè, sì. io, io sono dell'idea che ha scelto di fare questo annuncio sempre per dire che ce l'ha più grosso degli altri, però cioè, sappiamo che per quanto sia positivo. Cioè, Dispiace dirlo, dispiace andare un attimo a, eh, come dire, a cercare di dare una stangata a questa bella notizia. però ripeto, è una notizia tanto rischiosa, dove tu, per colpa del tuo egoismo, potresti fare un bel botto, eh. cioè ricordiamoci, sì. attenzione, per chi lo ricorda, ricordiamoci il chapter 100 della progress. Stiamo parlando del, di settembre, agosto. Adesso non ricordo preciso il periodo, comunque, era o agosto, settembre del 2018. La progress, chapter 100, eh, nella. Eh, non nello stadio di Wembley ma la Wembley Arena e quella se non mi sbaglio fa 30.000 posti cioè loro convinti riempiamo lo stadio cioè sta, sta arena di 30.000 posti meno della metà <ride> e da lì poi piano piano lentamente la progress certo ma eh, qua c'era anche l'ipotesi come dicevate prima di Craven Cottage Craven Cottage ovviamente stadio, stadio del Culam. Quindi, Funzione così... Perfetta. Allora, io ti dico da insider che eh, l'Aulere avrebbe dovuto fare uno show giugno-luglio a Craven Cottage. Di colpo non si è più fatto. Perché, secondo me, è andato in corrispondenza sia di Money in the Bank, perché era a fine giugno, primi luglio, e di Forbidden Door. Quindi c'è stata un po' questa... Questa situazione. La gente, uh, però, ed è la cosa strana, uh, è che inizia a farsi due domande. Quello che dicevi te, Messia, ossia l'interesse, ma anche quello che diceva Vale per l'interesse. Se la All Elite fatica a vendere 3.000 o 4.000 biglietti e ne vende un terzo per una puntata, per... Uh, Uh, uno show standard anzi anche sono uscite anche alcune cose dei pay per view dove ci sono dei, interi settori vuoti che però ti dicono che invece è tutto sold out ci troviamo in questa situazione in cui la whole elite annuncia questo show a 70.000 persone mettiamo così 75.000 persone e poi però ha difficoltà a venderne 2.500 io non so potrebbe essere un volo pindarico messaglia cioè che loro come hai detto te Tony Khan ha deciso per l'ennesima volta che ce l'ha più lungo di tutti e poi però ci rimane male non so io vorrei sentire anche qualche opinione da te ma eh, allora il, il discorso è questo eh, allora ci sono, sapete eh? sì 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 sa eh, sa sapete bene come come la penso il Tony Khan eh, e sapete anche che molto spesso dà fiato alla bocca senza collegarla al cervello, probabilmente. Io credo che questo annuncio, ripeto, è una cosa bellissima per il mondo del wrestling, non solo per l'Aurelite ma per il wrestling in generale. Perché se tu Oulette riesci a fare veramente 90.000-70.000, quante ne sono di persone lì eh, a Wembley? vuol dire che anche altre realtà post, potranno in futuro, con un minimo di fan base solida, potranno in futuro permettersi di andare in Europa e riuscire a fare bei numeri. Cioè, poi, eh, ripeto, il, le preferenze e quant'altro sono sempre soggettive. Eh, cioè, la TNA dieci anni fa in Inghilterra con Hogan, Sting, eh, Bischoff, Hardis, eh, Styles eccetera, eccetera, eh, più di 7-8 mila persone non ne faceva per dire ed, era, ed erano numeroni figuriamoci cioè, adesso arrivare a 90.000 cioè, <ride> insomma è importante io credo che eh, delle volte bisogna evitare di fare il passo più lungo della gamba nel senso poi è capace pure che tra due mesi quando è la o Elite fa sold out con 75 80.000 persone quello che sono e quindi mi, mi ammutolisco e va bene così però penso che nel momento in cui tu devi portare la tua federazione a debuttare in Europa a fare tutto quello che devi fare per la prima volta in Europa, credo che la miglior cosa da fare sia prima testare effettivamente il terreno. Non solo attraverso i tuoi sponsor e le tue conoscenze, ma testarlo testa effettivamente con uno show. Lo fai con uno show secondario, lo fai all'interno di un palazzetto dove più di 15-16 mila persone non ci entrano e cerchi di capire come risponde la tua fanbase perché se tu logicamente hai un'arena di 15.000 posti e hai 30.000 richieste significa che dici cazzo allora vuol dire che io ho una, un'arena da 50.000 posti la, me la posso permettere che avrò la risposta giusta e quindi là inizi intanto ciao alla chat scusate non, non, non vi avevo calcolati per niente prima scusate ehm, dicevo cioè hai una risposta e quindi sai che puoi permetterti di poter ambire a 50.000. Ritorni in Europa, lo rifai per 50.000 persone, se la tua richiesta supera quelle 50.000, allora tu dici, ok, è la volta buona che adesso andiamo a Wembley. Cioè, io avrei fatto una cosa strada facendo, step by step, invece farla di botto, ripeto, è una bella notizia, ma allo stesso tempo è una notizia del cazzo, scusatemi, perché eh, rischi effettivamente di esporre la tua federazione, il tuo marchio, a fare una figuraccia se le cose non andranno per il verso giusto? Noi non sappiamo ancora come andranno le cose, ovviamente. però mia, mia previsione personale: io credo che più di 45.000, massimo 50.000 persone non ne fanno a meno che. Non ci stanno dietro tante altre circostanze di cui non, non so neanche immaginare. Sinceramente, beh, se ah. dicessero di punto in bianco che magari ci saranno persone della New Japan, eh, tu ci vai. Allora, già se tu dici che porti pure Okada, tu ti sei assicurato de, de, del territorio europeo, ti sei assicurato almeno altre 5-6 mila persone cioè, sicuro. Cioè, matematico, sì. matematico. Tra l'altro, Rocada, Sanada, Tanashi qui, chiunque so, Tra l'altro, un... Messai, portava 26.000 persone. Avrebbero potuto farlo tranquillamente. Che, che non è poco, che non è poco, che poi tagliato tra stage e quant'altro, quante ne vuoi perdere? 2-3.000. No, vabbè, ma no. quelle che tagli, poi alla fine le riguadagni, le riguadagni a terra. Quindi... Sì, 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 però per dire: cioè, nel senso, tu, eh, stai, stai, stai andando veramente? Cioè, sei la Elite Non sei la Wedrilla. Cioè, sei comunque. Non, non sei la federazione numero uno al mondo. Vuoi esserlo? È vero, ambisci a quello complimenti, ma sei laurite. Una federazione che esiste da a malapena quattro anni, che ha sì, degli sponsor, che ha sì, tante cose dietro. Un buon contratto televisivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma deve ancora crescere e soprattutto deve, deve ancora consolidare in modo effettivo la sua fan base. Perché se tu fai a malapena un milione di ascolti, con quel roster, se tu fai eh, gli ultimi pay per view, dove in un'arena da 20-25 mila persone non fai neanche il sold out eh, cioè qualcosa che non quadra, cioè in particolare nell'ultimo anno dove sono arrivate tante critiche, non solo da me perché magari sentire da me una critica sulla Aurelite può sembrare scontata e dire No. vabbè ma tanto si sa che Aldo non piace la Aurelite è a posto così, però non sono l'unico, ci sono anche tanti marchettoni della Aurelite che hanno criticato la compagnia per la gestione dell'ultimo anno e poi ripeto cioè, mh, tutta, tutta la gestione punk eccetera eccetera cioè, che poi magari può darsi pure che è, tu, è, tutta, è tutta una storiella noi che ne sappiamo magari a arriviamo... esatto magari arriviamo a Olin che il main event sarà elite contro non so chi e arriva punk e, e sanciscono per non so full gear Elite contro punk FTA Io non lo farei per mai. Io non lo farei per mai. Dare un esempio. Non si sa mai. Cioè, nel senso, se così fosse sarebbe una genialata. Sarebbe una genialata totale. Per uh, il main event, di, secondo me, di Olin dovrebbe essere, se succede, se non va bene, non va in porto per, Forbid per Forbidden Door Omega Osprey. Se va in porto, uh, io mi giocarei Danielson contro... Contro Omega per finire la faida. Magari con tipo un Iron Man o qualcosa, secondo me solo potrebbero giocare. Secondo me c'è un tesoro in palio? Non c'è un titolo in palio nel Med Event? Boh, non lo so. Non lo so, vale. In contro J White, Jay White in che ne pensi? Eh, ma anche qua non me l'aspettavo perché come un po' ci stavamo dicendo, come, per come è anche avvenuto il suo, tra virgolette, addio alla Nice Pen, mi aspettavo che appunto lui volesse chiudere un po' i, i ponti i con, insomma, tutto quello che era fino ad allora e immaginarsi in una nuova avventura, anche perché comunque lui come personaggio, come caratteristiche, ce l'ho anche per abbastanza mh, bene nel prodotto. WWE, insomma, nel show eh, di Roller Smackdown perché comunque non è uno che per esempio un NGF in WWE deve molto limitarsi come linguaggio, perché comunque uno dei punti forti NGF è che comunque è molto diretto offensivo, non usa giri di parole, quindi ecco a Roller Smackdown non può fare le cose che fa Dynamite J. White invece dal punto di vista sia eh, microfono, quindi di carisma di car intrattenimento che dilottato può fare benissimo quello che faceva fino adesso e quindi pensavo che Beh. saremmo andati in, in WWE vederlo a dynamite mi ha sorpreso e come debutto onestamente vederlo accanto a Just Robinson che comunque non è tra i volti top della compagnia né di Rollitt né della Roll Japan che un po' sorpreso, però ecco per quello che è successo anche in Japan, intuisco che tutto ciò poi andrà a, a concludersi a Forbidden Door con una sfida tra Bullet Club Black and Gold, come stanno chiamando, contro il Bullet Club della In Japan. Ecco, immagino che andranno a parare verso questa direzione. Comunque, Jay White è entrato ad elementi con la sua team so che In Japan con il logo Bullet Club e con l'intro Bullet Club, su Twitter continua a fare riferimenti, quindi ecco, mh, quindi, ha, è, è, sa... è, quindi sa... è ancora leader del Bullet Club. Yeah, un po non l'ho detto chiaramente, però quello che si andrà secondo me a fare, che lui diventerà leader del Bullet Club Black and Gold, quindi con i colleghi dell'elite, farà un po' come le... NWO, eh, vecchio campione della WCW, quindi ecco. Immagino che faranno una cosa del genere perché abbiamo visto anche il fantasma uscire dal Bullet Club estremato da David Finley che entra a Stacco della Genesis. e Quindi immagino che già anche su Twitter hanno fatto dei riferimenti al fatto che possa unirsi a Jay White, Giusto Robinson con Jay White, Giusto Robinson ce l'ha con David Finley, che adesso sembra il leader del Bullet Club Giappone. Quindi ecco, penso che nell'immediato la storia porti a questo. E... poi nel futuro non so. E quale può essere insomma questo è il ruolo di J. White in Unlit e Neon se potrà combattere ancora in, in, in Giappone perché comunque per come è avvenuto il suo allontanamento mi aspetto appunto una rottura totale invece sappiamo che l'Unlit e la Giappone sono abbastanza in buoni rapporti quindi c'è un buono scambio di rotatori, quindi ci sta che appunto se ci esce dalla porta possa entrare dalla finestra come, come si dice e cioè. quindi vediamo però ecco, penso che nell'immediato quello che abbiamo visto a Dynamite settimana scorsa e quello che vedremo fino a Forbidden Door è questo comunque legame che continua con una parte del Bullet Club è una situazione un po' ripeto avrei preferito White in WWE semplicemente perché come hai detto tu è un prodotto da WWE e questo lo diciamo da anni ormai eh, fa un po' strano il fatto che White debutta in All Elite cioè proprio come membro del roster All Elite nel momento in cui iniziano a girare voci dal PW Insider che la WWE non è più interessata a Jay White quindi questo mi fa pensare probabilmente che forse quella era effettivamente la prima scelta di Jay White non è andata a buon fine allora è andato dall'altra parte eh, sì, scusa se ti dirò, Può essere beh. questo, può essere un'opzione, può essere appunto che magari in W sappiamo che in una settimana c'è un'edizione, una in un settimana c'è un'altra. Vedi sì. che fine fanno tanti ex? Cioè, vedi Carl Anderson e Luckellus che tornano in W sì. e stanno soffriti sì, sì, sì. dall'Angriana Battoro. Suto eliminati, sì. E sì. Jonah Bronson Reed, Insomma. Insomma, tutti i nuovi ingressi delle Triple H a Veste hanno fatto i portaborracce, o la maggior parte di loro. Quindi ecco, non sai bene in questo momento dove va a parare, adesso c'è una, una nuova società. Quindi forse si è voluto più eh, usare lo stato sicuro, tra virgolette, in una realtà che gli dà. Maggiori garanzie e che li consente di mantenere buoni rapporti con il passato? Andando un attimo in Davida Blue, ieri notte è successo quello che non è successo a WrestleMania, ovvero il turno di Trish stratus eh, Cosa ne pensate al riguardo? E poi vi chiedo un'aggiunta: situazione con i Rhodes, Brock, Lesnar, vedremo effettivamente questo match a backlash oppure ci trascineremo un po' il tutto fino a SummerSlam? Uh, Turno tour, abbastanza bruttino. Come ho letto su alcuni Pre, molto prevedibile. Molto prevedibile. Co come ho letto lì dal, dal report anche degli amici di Breslin, eh, eh, invece di tirargli un cazzotto, gli ha tirato una mozzarella <ride> trisce. Quindi, abbastanza indecente. Prevedibile. Ehm... Secondo me, anzi, rispetto alla situazione che c'è stata perché tutti quanti hanno un po' la situazione del uh, raw post-wrestlemania di settimana scorsa questa puntata è andata molto bene e... ci sono stati parecchi problemi a quanto pare ci sono stati problemi a livello logistico barra meteorologico che ha impedito ad alcuni di arrivare in tempo oppure di arrivare troppo tardi uh, infatti ha saltato il match di Zayn che aveva contro solo ci hanno mandato Owens e Zayn è arrivato solamente alla fine e stesso discorso di Bianca che aveva il match uno contro uno contro Bailey che non c'è stato c'è stato poi effettivamente il triple threat e sono andati in un'altra direzione uh, situazione Cody Brock sfida lanciata credo che andranno a backlash faranno questo match anche se io non so che cosa aspettarmi da questa cosa non so veramente che cosa aspettarmi. Uh, non so se vogliono ridare un po' di status a Cody dopo, uh, dopo aver perso. Però che cosa fai poi? Lo mandi contro Reigns in Arabia? Mm -hmm. Perché poi l'evento successivo è l'Arabia. Faranno il draft. e Ecco, anche di questo, per esempio, sarebbe da, sarebbe da, da parlarne. Caro Messai, abbiamo parlato di questa puntata, ma che cosa ci aspettiamo del draft? Aspettiamo ormai, cioè. eh, ci aspettiamo il una spaccatura più totale che altro, più che altro, la cosa che mi fa un po' ridere è: annunciamo il draft diciamo che avverrà ma non diciamo quando sì, sì, sì. Sa, sa, ma almeno una cosa intelligente l'hanno fatta che è un qualcosa che apprezzo sarà sicuramente dopo backlash eh, vi ricordate tutti quanti i draft di qualche anno fa quando li facevano due settimane dopo WrestleMania, con backlash annunciato e già quasi tutti quanti quelli che si devono scontrare erano già tutti separati Uh, sì, 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 è un mezzo filler Vabbè, ma adesso saranno quasi tutti quanti così Anche perché le, le di storyline Sono andate avanti pochissime Sono veramente andate avanti pochissime Andare avanti la, la storyline dei titoli di coppia È andata avanti la storyline Tra Cody e Lesnar Secondo me faranno un bel match importante Tra Bronson Reed e Lashley Magari senza squalifiche, senza niente E si sono comportati bene in puntata Io, ragazzi quel, Per quello che cioè, ho dei timori per, che, per le altre cose. Io ho timori per eh, i titoli di coppia femminili. Adesso ho timore per, per Tiori perché non so chi gli possono mandare contro. E ho tanto, tanto, tanto timore per, per, il, per il titolo massimo femminile di Ro. Perché ha perché ecco, vinto gli Sky, le manderanno contro, ma sarà un più uno. Io sogno, io sogno sempre una, una stable alla luce underground con la con la yakuza giapponese al femminile con con Asuka, io e ce ne metti un'altra richiami Kairi Sane che si è liberata da tutto è libera adesso sarebbe figo però lo devi fare però lo devi fare perché in questo momento tu non hai una persona da mandare da mandare contro Bianca tra l'altro penso che Bailey andrà a turnare di, da qui a poco Face e che fa le rimandi contro Bailey? No, passo Ah e oh, ti dico la verità, se vogliono cioè se hanno intenzione di allungare il brodo con questo turnino di Trish Tretus, io una bianca contro Trish me lo vedrei se porterà Trish con il titolo per poi poi <ride> il titolo <ride> Trish. Trish è sempre Trish se volete vi leggo la card che eh, ci sarà a Parigi il 29 di aprile con Saturday Night Men Event Vai. che è uscito adesso eh, così vi, faranno, vi fanno capire un pochino le situazioni che ci sono è uh, post, post The Clash dopo il preview o prima? no è prima, è prima la, la settimana prima, prima. prima. dovrebbe sì. essere la settimana prima sì. uh, ovviamente ci saranno tanti match a caso però per alcune cose interessanti ci sarà un Dolph Ziegler contro Bronson Reed, sì, Luke, Luke Gellows e Karl Anderson contro Ridge Holland e Butch che non mi dispiacerebbe se magari spostano l'original Bullet Quello Club dall'altra sì, parte sì, sì. a mandarli contro l'Imperium, un AJ Styles Gunther ragazzi... Veramente cioè, quando AJ Styles Gunther... No, potrebbe esserci perché oh, spostato, okay. se li spostano dall'altro lato... Ah. Okay, okay. C'è Angelo Dawkins contro Baron Corbin. Anche okay. questi sono <ride> i notori di, Anche questi sono <ride> i notori <ride> di split, ragazzi. Eh. Dawkins okay. e Montesford dicono come ogni draft eh, sono Come ogni di split. draft e come ogni anno. Favola, sì. Poi senza motivo, adesso arriviamo un po' ai match senza motivo, Rick Bugs contro Omos. Coraggio. E, Oddio, anche Lu e anche un questo è ancora più senza senso secondo me proprio per Rick Boogs non troviamo ma qua adesso proprio non esiste Dexter Luis contro Dominic Mysterio. ecco qui eh, io dopo questo <ride> penso che un minuto di silenzio per Nick Radogna ma... che probabilmente ma... andrà allo show di Parigi e quindi <ride> dispiace 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 poi avremo io poi, ne poi ne vedete... avremo Vai, vai, Vale. No, eh, cioè, appunto, io voglio vedere il giorno in cui Dominic. Stio fa una storyline senza il padre di mezzo. Madonna. Cioè, da quando è arrivato ancora troppo. Tro, è eh, sempre, sempre, così, sempre così. Poi avremo Triple Threat eh, Bobby Lashley contro The Miz contro Stintiori. Theory. Va bene. Fatal 4 Way. Eh, tra. Questo potenzialmente è un match pazzesco. Però potenzialmente. Perché abbiamo Bianca Belair contro Becky, contro Asuka, contro Bailey. Eh. Mm. Questo sulla card mm. è un match clamoroso. Sì. E poi abbiamo senza motivo Finn Balor e Damien Priest contro... Oh, no, Cody Rhodes e Seth Rollins insieme se... eh, poi <ride> <Sì>. niente nomar <niente ride> raids niente usos niente solo Sico... niente bloodline no questo non... è la card non ne, ne vale la pena Knight. neanche per 50 euro per mese in chissà se va Flavio Beh, però non ha detto niente gli converrebbe Parigi gli convergerà a Parigi se sì se con i in coppia Abba, adesso la, la, la mando sul gruppo. lifetime di, di, sì, di, sì. di, di sicuro. non torneranno in Italia a fare queste cagate. Eh, anche perché, se no, poi ci tocca. No, vabbè, ne Abbiamo viste no. di clamorose in Italia. A ah, proposito. Ragazzi, vi, lancio questa, uh, vi faccio questa domanda anche perché è un, qualcosa, è un argomento di quelli che sono usciti questa settimana. Voglio sapere anche Vale che ne pensa, perché Vale può essere un, pochino, un po' nostalgico. Uh... È stata lanciata una bomba, Vale. Non so se tu lo sai questa settimana, sì, ossia su Mediaset. Ah, su, sì, sì. su Mediaset, sì. su Mediaset sì, ah, infatti, ho dimenticato girano... tutto. Sì, queste voci, e che, le girano, le voci che, che girano che dicono che la WWE, dato che ha il contratto con Discovery a fine 2023, potrebbero riprendere la Mediaset. Ora, io vi chiedo: che ne pensate di questa, di questa idea? Ovviamente, io voglio, io voglio senza voglio, io voglio. i classici commentatori, eh, allora, cioè, erano quei due. Cioè il 90% dello show, no? Io ho appena letto la notizia, ho detto, va, mi sembra un po' strano perché comunque, dopo tutti questi anni di portare un prodotto del genere in chiaro poi in base a che cosa senso, o hanno dei dati in mano che appunto li, li incoraggiano a tentare questa mm -hmm. questa 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 avventura e può essere che in effetti i numeri, numeri la mano stemene sempre soldato tutti gli show fanno comunque buoni risultati quindi magari auspicano un um, nuovo boom. Quindi ecco, notizia appunto un po' out of nowhere, però ecco, se torna a chiaro, chissà se poi a cosa poi porterà. Io la prima cosa che ho pensato appunto è chi la commenta. Uh -huh. E levati le, 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 le due leggende del, che hanno anche loro contribuito in modo loro al boom quasi vent'anni <ride> 20, 20 fa, io... Subito dopo quella news, e poi mi sono visto il video di Merluzzo WrestleMania. E quindi ho fatto, Cioè, ho fatto un po' di situazione mentale, okay. ma è un Merluzzo al commento di SmackDown. O comunque, in poi non so, c'è cioè, proprio campata in aria perché magari non so anche se in qualche modo può fare una cosa. C'è un io ho messo la cosa in chat privata. Non so se l'hai vista. Vai, vai, eh, vai. Vale. Chat privata qui, ok. Quindi, ecco, secondo me può essere positivo, oppure appunto, come dicevi te Matteo, se finisco in contatto con Discovery, può essere che come interesso su Discovery passi, faccio il turn e vada a me, perché ho chiuso del cerchio eh, di appunto di vent'anni fa. Però, ecco, cioè, secondo me più ce n'è e meglio è. Per, certo. per noi, per per tutto, ecco, magari vent'anni fa quando sentivo appunto Lucio Gusto e Look My Face non la pensavo uguale, adesso appunto eh, abbiamo visto che quando non hai uno show in chiaro, che non fa forse dei numeri di grosso richiamo, poi la sparisce dalla tua, tua azione. Quindi è così ecco, un po' considerato molto di meno di UK o Germania o Francia, che quando appunto essere in media che si collegavano da uh, serie televisive, appunto in UK, mi sembra anche in Francia, in Germania, e d'Italia non si è collegato nessuno perché non hanno forse granché di, uh, di legami. Quindi ecco. Uh, uh. Caro Bliskin, si parla di due giorni solamente di ritardo. Quindi la puntata magari andrebbe in onda Raw, andrebbe in onda il giovedì sera o il mercoledì sera e SmackDown magari la domenica sera. O tutta più penso il lunedì dato che spesso ci sono... Però cioè... so, ecco... Altro. So, a livello egoistico e anche nostalgico mi piace vedere i calcati a <ride> Al commento, appunto, tra l'altro, oggi ho già la foto di Re che era ospite di un altro canale Twitch con Stefano Benzi. Mamma mia, due, insieme! Ecco, e se ti ci ti vogliono, ti... vogliono fare un regalo, caro Vale, se non Stefano Benzi. di lui cioè io appunto seguo questo canale abbastanza e ogni volta che viene un po' agganciato al tema resti, sì, cioè lui. Spia. parla tantissimo, ma intanto cioè, ogni tanto parla di aneddoti, di storie, però sembra una cosa che appunto partene al suo passato, non credo e poi è basato su sensazioni. Non credo che sia una cosa sì, che sì. si, si pensare, sì. Con, condivido. No, sarebbe, vabbè, male che va, prof, ci andate tu e Alan Mac a fare i commenti. Sì, 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 potrebbe andare. Eh, Io lo proporrei. Io pure vi portate pure il buon mezzo e sponsorizzate anche Open Press in TV. Oh, perfetto, yeah. perfetto, <ride> perfetto. Allora altra tematica questa domenica c'è il Rebellion titolo di Impact Vacante in palio tra Steve Macklin contro Kushida. Eh, card tranqu cioè, tranquilla nel senso caruccia ma ovviamente eh, purtroppo con Josh Alexander out per infortunio e logicamente anche questo Jay White che va in un'elite Manca un po' quel nome forte che possa un attimo far risalire ulteriormente il prodotto. Manca quel Secondo nome forte. Secondo me il triple threat merita. Il triple threat femminile merita tantissimo. No, 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 il maschile, vabbè, cioè... il maschile. Il maschile. Sì. Quale triple threat maschile? Eh, tra i Miguel contro Gresham contro Bailey? Ah, quello sì, quello per il titolo X Division, sì, sì, sì. anche quello è, è molto interessante. Poi vabbè, c'è l'ultimate X tra i Motor City Machine Guns e il Bullet Club, c'è l'Hardcore War che sarà sicuramente un momento divertente più che, più che da seguire con attenzione. Mm -hmm. Poi c'è Tom Manny, il commentatore che ha appena rinnovato con, con la compagnia, c'è la situazione di Cell Show che. E per chi sa quello che è successo con eh, il signor Rick Steiner, insomma, sì. è una situazione un po' particolare che non dovrebbe succedere, sinceramente. Però, ripeto, è, è un pay per view che si lascerà sicuramente guardare. Vedremo un po' più che altro, gli, i riflettori sono puntati su chi vincerà il main event e chi sarà il nuovo Impact World Champion. Ripeto, la, la mia speranza, un po' anche da fan della vecchia TNA era quella di appunto vedere un Jay White lì, eh, logicamente, dato che lui stesso dichiarò Impact come una possibilità per lui. Eh, così non è stato, eh, quindi evito di aspettarmi eventuali sorprese nel main event. Eh, vedremo un po' come andrà il tutto. Mi piacerebbe vedere qualche nome, insomma, di spicco, eh, come appunto un Jay White, come altra gente del suo stesso livello, riuscire ad arrivare nella compagnia e fare qualcosa di interessante Multiverse United è stato un successo eh, che comunque ha un attimo riconsolidato un'alleanza spenta con la New Japan quindi fortunatamente sono tornati in buoni rapporti ormai da due anni a questa parte e vediamo un po' poi dove, dove andando a parlare, però questa domenica 16 aprile c'è Rebellion che eh, potete, potrete recuperare su Fight TV e poi per chi è abbonato a Dazon in Italia se non mi sbaglio eh, dal giorno dopo, da una settimana dopo adesso non ricordo anche su Dazon abbiamo toccato genericamente un po' tutte le tematiche poi torneremo settimana prossima di nuovo di lunedì, di nuovo alle 16 il consueto orario del, del PwC per parlare appunto di Rebellion e per, per parlare poi dei fatti più caldi più salienti, più hot della settimana da tenere d'occhio logicamente prof, perdonami, da tenere d'occhio NXT perché Assolutamente, sta, turn, sta, sta, stasera c'è il Fatal 4 Way per il First Contender? Esattamente, dopo il tour di Bronze Breaker, eh, insomma, è, è, è interessante. Poi, questa Cora Jade che torna, Tiffany Stratton che è finita un po' la. Eh, com'era la. Eh, come si era definita lei? Epifani, Tiffany, Epifani, Epifani Stratton, una cosa del genere. Che poi non è riuscita per stand and deliver, però insomma, eh, sì, il ribello che potete recuperare su Air Combs. dei pene questo è carino. <ride> questo è carino, e, e niente, quindi da tenere d'occhio NXT, che insomma è sempre un programma bello caldo, e soprattutto poi eh, Laurelit per eventuali novità in merito allo show di Wembley e la WWE per capire come, come si muoveranno in direzione backlash sperando costruiscano una bella carta anche perché Roman Reigns manca da un po' quindi <ride> manca eh sì, da una intanto, settimana e passa intanto Messiah, io ti voglio far vedere una cosa che hanno annunciato un nuovo evento della OLE Elite a Londra Attenzione. come un nuovo evento della Elite a Londra? sì, che si chiama All Out All in London ah, <ride> Mamma mia! E con questa credo. E con questa credo che possiamo chiudere proprio alla, al bacio al bacio, così andiamo a preparare la cena in modo un po' più un po' più orgoglioso. Va bene, Cosa così? ti prepari stasera? Messa, eh, stasera? Bruschettina. Calma, nata, ecco, leggero, mi raccomando. No, no, stasera bruschettina, stai calmo, stai calmo, con queste cose portoghesi, stai calmo, stai calmo. Che a te potrebbe toccarti una pizza fritta se ti va male se, aia, va male, se ti va aia. bene, non lo so, stai calmo stasera. Bruschettina con tanta ansia, con tanta ansia. <ride> io ci ho giocato questa. Speriamo ecco, bene, ci sta. speriamo bene, speriamo bene. Eh, sarebbe sarebbe buono, buono. Ti sei giocato un, un, no, un knockout? ti sei giocato, Mi sono giocato un attimo così per restare un in text. tema. Sì, sì, <ride> sì, sì, sì. <ride> Messaglia, io voglio solamente aggiornare su una cosa, dato che abbiamo sì. toccato tutti i punti ma manca solo una io sì. non so, Vale, tu hai recuperato l'ultimo evento della New Japan? Ah, sì Questo, il sì, cambio, è il vero, cambio di titolo di tra... con... Sanada con Sanada Sokata e tra l'altro la vittoria clamorosa quindi io mi auguro magari in un round 2 a, Re... a um, Forbidden Door tra gli FTR e gli Ossi Open che hanno vinto tutti eh, i ho visto che io sto su, 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 su qualche social network se ne, è, cioè, se, se ne è parlato però non so da quale account se lo o meno però è mm -hmm. eh sì perché adesso comunque sono entrambi i campioni potrebbe essere a Endor una nuova divincita. e con, è stato un grande show secondo me sta quella genesis sì. perché tanti sì, interessanti sorprese appunto il fantastico messo da bluff club tra l'altro con Fili che ha detto che ha già già sa chi deve introdurre come nuovo membro del, del Bullet Club basta, cioè, basta che non sia inutile come lui secondo me sì, andranno sì. uno dato, dato che ha rinnovato ti, ti lancio un nome ci butteranno dentro Connors ho visto che, che, è rinnovato hanno, che adesso mh, hanno, stanno facendo i promo di questo nuovo ritorno debutto ritorno con un po' caratteri lupeschi insomma Molti okay, pensano okay. che sia Uemura ad Excel, Lion, che sa che in okay. California e ah, Uemura. Sì, Impact. E... e bravo, sì, esatto. Che mi sembra che abbia finito, forse con Impact lo stia finendo. Quindi, per questo che molti pensano che possa essere lui insomma un riferimento, e appunto, è stato out. Sbone che si è confermata campionessa e andrà contro Maio Iwatani la prossima difesa. E Romo, che si è confermato campione junior contro Rob Bigos. Adesso dei TM di The Mighty Don't Neal TMDK un... che mm ha -hmm. sconfitto. Ciotta Si, sì, comunque, un grande, un grande show. appunto mi sorprendente perché, comunque, non credevo minimamente che poteste trionfare. Spero che non sia un percorso la evil. Mm. Anche lui mm. Ivo, che è campione dopo che ha vinto in Japan Cup e tradimento alla Stable spero che non facciano lo stesso percorso la Stable di strada attuale è molto inutile appunto perché veramente già il nome è imbarazzante i componenti se, anche se sembra l'introduzione di un porno perdonato. Ah, di un fast food anche ecco questo come base un po', un po' così però ecco adesso è cambiato look canzone d'ingresso in, in vestito e tutto io mi aspico che possa durare almeno fino al wrestling kingdom ecco sì, fantasticando sì. mi mm -hmm. potrei immaginare un night campione di giovan climax e poi due wrestling kingdom però sai quando c'è il casa di mezzo sai che tutte le strade certo. poi portano a casa quindi certo. ecco, si fa l'anno Po' così da osservatore, e poi a gennaio si sveglia se sì, ci faccio. Io no, la New Japan è, è bella per questo perché noi ci facciamo 8000 pippe, pippe mentali nel G1 durante il G1, prima del G1, poi alla fine vince Okada, Okada va per kingdom. Noi ci facciamo pippe mentali sì. su chi vince the kingdom per kingdom. E vince e Okada è ciclico, sì, 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 sì. Ah. e sì. io vi aggiungo ragazzi, tenete d'occhio i social della New Japan eh, domani. Perché? Perché è stato annunciato che probabilmente potrebbero fare uno show congiunto New Japan o il Japan Pro Wrestling e Noah, sì, e eh, tutti quanti sì, insieme. E dovrebbe uscire un video domani, penso su Twitter. Eh, dicono due giorni fa, dicevano, annuncio in tre giorni. Quindi o uscirà oggi, o tutto al più uscirà domani. Secondo me, domani mattina troveremo probabilmente qualcosa annunciato. Quindi... Occhio, perché il 3 maggio fanno dieci anni questi qui, eh. ecco qua. <ride> Tra l'altro appunto è stato annunciato che ci sarà Lance Archer contro Gius sì. Robinson in uno degli tornei torneo per decretare ben in, in America, poi ci sarà Osprey contro Tanahashi in un altro di in America e chi vince si scontrerà e poi penso a Dominion a Dominion contro Omega. Sì. No, cioè Dominio si, no, stanno... si scontrano si e chi vince va contro Omega Forbidden Order. Cioè Omega sì. Dominio. Non è stato detto qua che dove, però Sembra Forbidden Tor, Vabbè, sarà Osprey, dai, sarà, sarà abbastanza sicuro osprey. Si spera, si spera. Si spera. Va questo. bene, ragazzi, ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti, ricordatevi di comprare Robina sul nostro shop, e di seguirci in formato podcast in differita dove volete, di continuare a sostenere Open Press in TV qui su Twitch, su YouTube, su Facebook, dove preferite. E niente, a settimana prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.